Salve a tutti e bentornati sul canale. Oggi riprendiamo con la rubrica delle creature parlandovi dei vampiri. In tantissimi me lo hanno chiesto, sia tra amici, sia tra messaggi privati, insomma, comunque molti vogliono che io parli dei vampiri e di cosa io penso di loro. Come sapete, in questa rubrica ovviamente io faccio la parte cioè dico sia la parte mitologica, sia poi quello che effettivamente potrebbe o non potrebbe essere. Vi ricordate nel video della catena alimentare quando vi ho detto che c'è un ciclo, una catena che è uguale per tutti, dove tutti possono essere sia preda che predatori? Nel caso non lo avete visto, male. Quindi andatevelo a vedere. E in ogni caso, appunto, avevo detto in quel video che avrei spiegato con il video sui vampiri per la rubrica delle creature cosa volevo intendere di preciso. Perché questo? Si parla dei vampiri, o meglio, si conoscono i vampiri come esseri dalla pelle molto pallida e con una forza sovrumana, cioè, secondo alcune leggende sono capaci di volare, secondo altre si tramutano in diversi animali e hanno i classici canini a punta che distinguono proprio il vampiro. Ogni volta che in un film o in un fumetto si vede che ha i canini a punta, allora sicuramente quello è un vampiro. Sì, ok, mitologicamente parlando, quindi il vampiro è una figura, una creatura, anzi, con dei poteri particolari che caccia, gli umani nutrendosi del loro sangue. E, secondo anche altre versioni, non solo di sangue, ma anche dell'energia sessuale. C'è poi anche chi va a parlare dei vampiri che invece di essere sanguinari sono energetici o elementari, ovvero si nutrono o delle energie o degli elementi. C'è chi fa tutte e tre le cose e insomma, in un certo senso, da queste anzi categorie, quelli che poi sono gli RB hanno preso spunto. Degli RV, che sono i Real Vampire, ne parleremo in un successivo video, trattandole sì in un certo senso come creature, ma effettivamente non sono creature, cioè fanno parte del nostro rodaggio, ecco. Per quanto riguarda quindi sempre la parte mitologica del vampiro, si dice anche che sia una figura scura, che sia capace di svanire nel fumo o nella nebbia, o che addirittura lui stesso o lei, in caso di vampira, provochi questa nebbia o eventualmente questo fumo. Bene, come si uccide un vampiro? Bene o male, anche questo tramite film e leggende varie lo sappiamo un po' tutti, ovvero si dice che con la croce lo si respinge, con l'aglio pure, col paletto nel cuore muore, e come è stato detto in Hotel Transilvania, che è stata una battuta formidabile, voglio vedere chi non muore con un paletto nel cuore. Cioè, è una cosa veramente di quelle troppo divertenti. Quel film è stato veramente troppo simpatico. Comunque, lasciando perdere anche il film, effettivamente parlando, ci sono quelli che possono essere i vampiri, ovvero i vampiri possono esistere, anzi, io sono una di quelle che dice che i vampiri esistono realmente. E che fra l'altro quando poi
farò il prossimo video per la nuova rubrica che sto aprendo, perché sia alcuni miei amici sia io stessa mi sono deciso che la faccio, che vi accennavo in qualche video prima, che appunto farò una rubrica dove non parlerò esattamente di discorsi e lezioni o cose di queste. Semplicemente è quello che è la mia vita, il modo in cui magari mi arrivano i commenti e io come commento quei commenti, ad esempio. O comunque sia cose simili a queste, o spiegare un po' più su di me, insomma, video un po' più personali, dei vlog, precisamente dei vlog. E in quella rubrica stesso pensavo infatti di inserire anche magari delle live, se capisco come si riescono a fare e se col mio PC potrò farle, perché con la live c'è bisogno della webcam ed io non ho una webcam buona, quindi non credo che lo potrò fare. Ma insomma, vedremo anche questo mano a mano, i tempi passano, quindi possono anche cambiare queste cose. Tornando quindi a quello che erano i vampiri. Ora, no, non esistono i vampiri come descritti nelle leggende, assolutamente no. Non esistono. Il discorso della rubrica nuova ve l'ho detto perché aprirò la rubrica proprio con la mia esperienza personale nell'aver incontrato un vampiro e vi spiego anche perché ne sono tanto convinta e sicura che lo fosse. E ovviamente oltre questo posso ben dirvi che quindi nella realtà il vampiro esiste. Prima di tutto perché sia vampiri, sia lupi mannari, sia cose simili. Come dicevo, c'è una catena alimentare dove anche l'uomo avrà un predatore che è più forte di lui. Quel predatore più forte di lui, appunto, è il vampiro. Ci sono quindi anche esseri che cacceranno i vampiri a loro volta. Non dico i Kruzmik come magari in Trinity Blood, però più o meno la situazione è quella. Se non avete visto Trinity Blood, vi invito a vederlo. Un anime basato sulla storia di vampiri umani, però è fatto in un modo diverso rispetto a molte altre e non vi anticipo nient'altro, perché se no poi partono gli spoiler che non ce la faccio perché mi piace troppo, quindi lasciamo stare. Quindi, cosa realmente sono i vampiri? Niente, semplicemente un'evoluzione della catena naturale biologica terrestre che sono i predatori dell'essere umano, ma non per forza, non sempre cacciano, hanno comunque dei modi di vivere anche loro parecchio umani, anzi, sono del tutto umani in un certo senso. Certo, c'è da distinguere tra quelli che erano i vampiri di un tempo, i vampiri, diciamo, anziani o antichi, e quello che invece man mano sono stati poi i vampiri più giovani. E in pratica, i vampiri anziani, è vero, hanno i canini. E alcuni vampiri giovani pure, ma di solito perché se li limano va tanto di moda, eccetera. Però, lasciando perdere appunto questo tipo di moda, effettivamente i vampiri esistono e vivono fra noi. E siccome nessuno o quasi nessuno è abituato a sentire e a vedere una persona guardandone l'energia, guardandone l'esperienza, comprendendola, sentendo ciò che effettivamente è, molta gente non se ne accorge, fra l'altro loro sono anche molto bravi a camuffarsi, in quanto comunque muoiono e poi rinascono, solo che a differenza magari nostra o dei comuni esseri umani, i vampiri ricordano sempre e continuamente quello che era il loro passato. Quindi al momento che rinascono, sì, fanno i bambini per un poco, poi appena possono sloggiano via dalle loro famiglie, si trovano il lavoro, si trovano la fidanzata o il fidanzato, possono avere figli e vivono tranquilli, ogni tanto nutrendosi, ma per nutrirsi fanno praticamente un po' come fanno anche gli RV, ovvero basta un taglietto, oppure ci sono quelli che risultano fortemente anemici e quindi hanno tipo l'abbonamento con la banca del sangue. E
E si va avanti un po' come fanno anche i malati di porfilia, anche se loro magari i malati di porfilia si accontentano del sangue di maiale, che è molto simile comunque a quello umano. Quindi, come potete vedere, ci sono molte diverse categorie, ma il vampiro di per sé reale c'è. Gli RV, i malati di porfilia, queste cose sono un'altra cosa, categoria a parte. Sono degli umani che magari forse in altre loro vite passate erano vampiri, che hanno smesso di esserlo, sono rinati comunque con quegli istinti, con quei ricordi che avevano da vampiri, ma non sono più esattamente vampiri. Quindi, comunque questo discorso poi lo approfondiremo nel video che riguarderà loro e dovrei imparare a non gesticolare. Comunque. I vampiri dunque, si capisce, che lo sono soprattutto guardandone le aure oppure se siano loro stessi a farvelo notare. Sono dotati di una forza fisica maggiore, questo è vero, e anche di un'agilità fisica migliore rispetto a quella di un comune umano. Però, anche loro ovviamente hanno dei limiti, insomma, non si parla di sollevare palazzi e cose di queste. Sono agili e veloci, questo significa che volendo potrebbero spostarsi anche non a terra, ma tipo se sono in un bosco, potrebbero sì decidere di camminare sugli alberi per evitare di lasciare tracce a terra, ma è una cosa veramente rara, dipende insomma da quello che è il carattere del vampiro. Oppure ci sono le figure incappucciate dei vampiri, proprio quelle che di solito non si fanno vedere mai o si vedono come ombre, che hanno i canini e sono i vampiri antichi che raramente escono fuori. È anche vero che ci sono gruppi di vampiri, ma così come ci sono anche gruppi di persone che non gli basta ciò che hanno, vogliono sempre di più e spesso succede infatti che ci sono dei casi di persone scomparse, persone che non verranno mai ritrovate, nessuno sa che fine hanno fatto. Questa potrebbe anche essere una soluzione. Ovviamente non vi sto dicendo credeteci, è così, se sparisce una persona e non la trovate più, è stato un vampiro che l'ha presa e l'ha ammazzata. No, quella persona probabilmente voleva far perdere le sue tracce e ci è riuscita, perché ci sono anche questi casi. Però, appunto, bisogna vedere da caso a caso, capire in che situazione ci si trova e chi vede le aure e sente le energie è sicuramente più avvantaggiata, perché l'aura di un vampiro non sarà mai, mai come quella umana. Cioè, si nota che c'è una consapevolezza in più, si nota che c'è qualcosa in più rispetto al comune umano. Non è come, ok, ho visto te, ciao. Lì tipo ci resti un attimo, più tipo, ma guarda che persona carismatica, ma ha più del carisma, c'è qualcosa in più, tu guarda come parla, guarda come vive. Insomma, di essere attraggono, ma allo stesso tempo riescono perfettamente a non farsi accorgere della loro presenza. È possibile, sì, diventare vampiri e farsi trasformare in vampiri, ma non in un ciclo solo di vita. Nel senso, se un vampiro si affeziona a voi o decide di seguirvi perché siete riusciti a incontrarlo e gli chiedete di voler diventare come lui, non c'è in un certo senso bisogno più di tanto, perché se inizia a venire lo scambio di sangue o lo scambio tantrico, perché sì, anche con l'energia sessuale dipende poi soprattutto anche se è un vampiro energetico, eccetera, eccetera, è possibile avere quello scambio in cui l'uno inizia ad avere la parte dell'altro e di conseguenza, poco a poco, c'è un mutamento. L'umano inizierà a sentirsi più forte, il vampiro inizierà a restare sì vampiro, ma con sentimenti sempre più umani, anzi forse anche più triplicati, perché c'è appunto quel legame e il sentimento diventa molto più ampio e anche le emozioni rispetto a quelle nostre. Un po' come funziona anche per le entità, loro hanno dei sentimenti e delle emozioni che sono moltissimo più forti di quelle che proviamo noi, anche perché loro vivono più a lungo, comunque hanno una vita diversa e sentono perfettamente e costantemente le
energie, a volte appunto ne hanno anche un sovraccarico, ma al solito sono andata fuori discorso, restando sui vampiri. Quindi è possibile diventarlo, sì, ma non nel ciclo di una vita. Se quella persona umana che sta col vampiro muore, il vampiro probabilmente si lascerà morire in modo tale da poter seguire la persona e rinascere in un certo senso assieme, così per ritrovarsi assieme e ricominciare questo ciclo, tipo dopo 3-4 cicli in questo modo, continui ovviamente, allora quell'umano riesce a diventare vampiro perché ormai si è completato e perché comunque ha iniziato anche lui a ricordare quei o lei, quei processi durante questi passaggi, perché sempre che ci si rincontra, sempre che ci si sente, allora uno inizia già a sentire che c'è qualcosa in più, inizia a capire bene o male le situazioni. Scusate se sto parlando così, se continuamente mi sposto i capelli, ma c'è un caldo terribile, si fa sentire, io che lo soffro, infatti i capelli completamente raccolti e ce ne vuole per raccoglierli di quanto sono lunghi. In ogni caso, appunto, dicevo, ci sono sì altri modi più veloci, ad esempio un vampiro che si attacca a una persona, che trova una persona che in un certo senso gli dà degli stimoli, nel senso, insomma, la trova particolare. Siete quando dite, vedete quella persona ha qualcosa che ci devo stare appresso, devo capire chi è, com'è, com'è, non è. Può succedere anche con i vampiri e in un certo senso è come funzionerebbe la storia degli angeli custodi, nel senso che loro ci sono, loro ti osservano, loro ti guardano, non tutti, non a tutti, e se ad esempio stai per essere ammazzato oppure stai per avere un incidente, insomma sta per succederti qualcosa che potrebbe toglierti la vita, loro potrebbero decidere, il vampiro che sta seguendo tale persona può decidere di salvarla, e nel salvarla, in quel processo di emozioni che quindi si scatena un'adrenalina ancora più forte, la mutazione nel caso di trasferimento energetico o di sangue eccetera è molto più rapida, e quindi l'umano in quella vita stessa non solo non muore ma diventa vampiro. Ora, scientificamente parlando, sono state trovate delle prove di questa appunto esistenza, di questa sorta di evoluzione in cui appunto c'è questo vampiro che ha bisogno di un tot di sangue o di energia o di entrambe le cose ogni tot periodo, quindi non sempre, non ogni giorno, ma che comunque può mangiare tranquillamente, bere tranquillamente ciò che mangiamo e beviamo anche noi umani. E appunto sono stati portati dei casi, solo che ovviamente non si viene a chiamarlo vampirismo, ma ad esempio gli RV sotto questo punto di vista scientifico sono stati approvati, sono stati quindi studiati, diciamo scoperti eccetera. Però appunto scienza non può dire che esistono i vampiri, perché non può tollerare il fatto che magari i vampiri delle leggende, che non sono come i vampiri delle leggende, effettivamente esistono con un ciclo bene o male simile ai vampiri delle leggende. E quindi, ok, sì, sono RB. Unendo le classi e al solito facendo poi creare quelle confusioni, ma ok, sono discorsi che facciamo e rifacciamo di continuo, lasciamo stare. E appunto in questo senso, sia da un punto di vista evolutivo sia da un punto di vista di catena alimentare, anche solo per questo, magari non volete credere a tutto il resto, ok, ma anche solo per questo, anche se magari non sono poi realmente vampiri perché il nome vampiri non vi piace darglielo, però se sappiamo che in natura ognuno è preda e predatore di qualcuno, nel corso dell'evoluzione c'è chi si è fatto più forte, c'è chi si è fatto più debole, c'è chi si è fatto più astuto, c'è chi ha migliorato le proprie capacità di difesa, eccetera. Quindi perché non potrebbe esistere un vampiro?
vi lascio con questa domanda in modo tale che se volete potete commentare, condividere il video, lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale che ci tengo e buon percorso a tutti.